pratico mai per avere una performance alta del mio make-up, vado con il primo ombretto. L'ho registrato, però non avevo impostato bene la fotocamera e i colori erano molto scuri, quindi adesso ho modificato, insomma, sono andata a mettere questo colore di cui vi parlo. Questo si chiama Shock ed è un colore di Neve Cosmetics. Allora, ragazzi, mi piace tantissimo, è un bellissimo color marrone che va nel rosso, non ve lo saprei dire, un marrone prugna. Questa è una palette che ho composto da poco, sempre queste di Neve. Mi piace tantissimo comporle da me perché magari anche se per esempio ce n'è una che mi piace particolarmente, quasi tutta, quella che riguarda i colori duochrome, però ad esempio c'è comunque qualche colore che non comprerei. Invece facendo così mi piace sia scegliere la palettina fuori che tutti gli ombretti che mi possono piacere, quelli che preferisco all'interno. Ho preso questo colore e lo sono andata ad applicare sulla palpebra. Come vi dicevo, questo colore Shock fa parte della palette degli scurissimi, che devo dire che non mi piace tantissimo. Ho trovato difficoltà a trovare un colore che mi piacesse, e questo era l'unico veramente molto bello, mi è piaciuto tanto, quindi ho deciso di prenderlo. Lo sono andata ad applicare tamponandolo con un pennellino piatto su tutta la palpebra mobile, e poi ho preso questo pennello qui da sfumatura e lo vado praticamente a sfumare bene nei bordi, in questo modo. Adesso, dopo averlo sfumato con un pennellino un po' più da precisione, ma comunque abbastanza non troppo sottile, un pennellino di questo genere, che è comunque di precisione, però non è troppo troppo preciso perché voglio una sfumatura abbastanza grande anche sotto, e quindi vado sotto la rima inferiore. Secondo me questo tipo di pennello, che all'inizio non avrei saputo come utilizzare perché è abbastanza duro come setole, è piccolino, ma comunque non è piatto, voglio dire. Dicevo, che cosa ci faccio? Perché per sfumare è troppo duro, non sfuma bene. Per le piccolezze magari è troppo grande. Invece in questi casi, quando voglio una bella sfumatura grande anche sotto, però voglio essere precisa e andare bene anche comunque tra le ciglia, questo è perfetto. Ora, ragazze, prendo un colore matte della stessa gamma cromatica del colore precedente e prendo questo colore qui, che è Mimesis di Nabla. Questo è un colore opaco, ma comunque si rifà molto a quello appunto di Neve, solo che opaco praticamente. E prendo un pennellino da precisione, però da sfumatura. Questo qui della Zoeva, quello che mi vedete sempre usare, il 231 Luxe Petite Crease. Veramente molto valido. Prendo un po' di prodotto e vado a definire l'angolo esterno dell'occhio per enfatizzarlo e renderlo più presente. Ora vado a prendere una matita marrone prima di andare con l'eyeliner, e oggi utilizzo la Teddy di MAC, che mi andrà a definire la rima ciliare, però sarà quasi, si mimetizzerà quasi con il resto del make-up. Vado quindi vicino vicino alle ciglia, sia sopra che sotto. E mi fermo poco dopo il centro dell'occhio. Poi vado a prendere un pennellino angolato e vado a prendere un po' di Mimesis per sfumarlo. Un pennello angolato di questo genere, piccolino. E vado appunto a sfumare la matita che ho applicato. Riandiamo con un po' di ombretto scuro e quindi riprendo il mio pennellino da precisione di Zoeva, Mimesis, che è questo che vi ho mostrato precedentemente, e anche un po' di questo marrone qui opaco che si chiama Camelot di Nabla. Quindi faccio un po' una miscela di questi due e vado ancora a definire l'angolo esterno dell'occhio. Adesso pezzo forte per dare tridimensionalità al trucco, che comunque
Si è tenuto sempre sulle stesse nuanze di colori. Vado a prendere un bel colore particolare e sto parlando di Pegasus di Nabla, che è questo colore meraviglioso. Non so se riuscite a captare la bellezza. Comunque è un duochrome che all'interno ha il lilla e allo stesso tempo l'oro, lo champagne, è veramente bellissimo. Lo picchietto direttamente con il dito al centro dell'occhio, al centro della palpebra mobile. E guardate subito che meraviglia. Veramente, ragazzi, dal vivo è stupendo. Ora, dopo aver applicato questo meraviglioso punto luce al centro della palpebra, vado con un pennello da sfumatura più ampio, questo è sempre il 217 di MAC, e vado a prendere questo colore qui, che è il narciso, questo marrone rosato, veramente molto delicato e bellissimo, e lo vado ad applicare in maniera molto 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 leggera per sfumare i bordi, proprio l'estremità più alta del make-up. Ora, ragazze, passo a piegare le ciglia e a mettere il mascara. E utilizzo uno dei miei must have, che è il False Lash Architect, questo qui, waterproof della L'Oreal. Una volta applicato il mascara, solo sulle ciglia superiori, su quelle inferiori lo andrò ad applicare in un secondo momento, vado a definire le sopracciglia con la mia matita della NARS nella colorazione Ipanema. Allora, vado quindi a pettinarle come sempre verso l'alto e poi le sistemo e quindi riempio gli spazietti vuoti. Successivamente a ripettinarle verso l'alto. In questo modo. Ora, ragazze, come sempre andiamo a correggere le occhiaie, prima con un correttore aranciato di questo genere e poi vado ad omogeneizzare il tutto con un colore più color carne, diciamo, e utilizzo sempre la mia combo dei correttori Dark Peach di Bobbi Brown e Doré di Avril, l'Anti-Cerne. Ora vado a correggere l'occhiaia con il mio correttore di Nabla 1.0 Under Eye Concealer. Ora vado a prendere un colore chiaro da mettere sotto l'arcata sopraccigliare, prendo questo qui, il colore Air, che è questo, un color panna, diciamo, per appunto andare ad illuminare. Adesso vado a fare la base. Dopo aver incipriato il tutto, passo al blush. Oggi utilizzo questo blush che sto testando da un po' di tempo. Questo ci è stato inviato dall'azienda Neo Bio, che ringrazio tantissimo. Ragazzi, è un blush stupendo. Io ho aspettato un po' prima di parlarvene. Comunque questo è un'altra prova per farvelo vedere comunque su strada, ma vi farò una recensione, vi faremo, se io e mia sorella, recensioni proprio che riguardano dettagliatamente i prodotti, poi, perché mi piacerebbe comunque dare un giudizio proprio finale dopo averlo testato diverse volte. Allora, come vi dicevo, già l'ho provato alcune volte, almeno 4-5 volte, e mi piace tantissimo. Allora, è bellissimo innanzitutto, ha diverse sfumature all'interno del color pesco, malve, rosa, ed è leggermente brillantinato. Il prodotto contiene, vediamo un po' quanti grammi. Allora, non lo leggo quanti grammi contiene, comunque è un prodotto biologico, testato, insomma, è un prodotto veramente valido. Neo Bio fa tutti i prodotti naturali, cosmetici naturali, quindi con buon inci. Io lo vado ad applicare con questo tipo di pennello qui, così lo carico abbastanza. È pigmentato, è ben pigmentato. L'unica cosa che ci tengo a dirvi, che poi appunto vi dirò bene nella recensione finale dei prodotti, è indicato secondo me maggiormente per chi non ha grossi problemi di pori dilatati, brufoli, eccetera, perché comunque crea un effetto glow, un'iridescenza molto bella, però non va bene per chi ha dei pori dilatati, eccetera. Infatti io ho leggermente pori dilatati ai lati del naso, diciamo in questa zona qui della guancia, al centro della guancia. Lo applico soltanto nella parte più alta dello zigomo, quindi qui, poi più giù non ci vado con questo blush qui, proprio perché non voglio andare ad evidenziare i pori. Quindi, come vi dicevo, lo vedo molto 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 bello.
però l'unica cosa, non indicato per quei tipi di pelle o comunque per le zone che hanno delle problematiche, perché le mette in evidenza. Comunque stupendo, ci tenevo a farvelo vedere comunque nei tutorial, perché una cosa appunto che ci tengo a fare è dirvi quando i prodotti ci vengono inviati, quindi magari spacchettare insieme a voi, farvi vedere i prodotti, darvi un giudizio appunto del momento. Poi mi piace farveli vedere, quindi una cosa che faremo sia che mia sorella sarà farvi vedere i prodotti su strada, come facciamo vedere gli altri, anche questi che ci vengono inviati, e dirvi le nostre impressioni. E poi dopo un po' di tempo, quando abbiamo un giudizio bello saturo, bello pieno e deciso, parlarvene dettagliatamente. Quindi applico questo meraviglioso blush appunto sull'apice dello zigomo, lo sfumo. E dopo cosa vado a fare? Siccome comunque non voglio solo questa macchia di colore, tra virgolette, solo qui, vado a prendere il mio blush, questo qui, della Benecos, che è invece un opaco, e lo applico nella parte, diciamo, più centrale, quindi lo vado a sfumare verso l'alto. Andiamo ora con l'ultimo prodotto per il viso e vado ad applicare sempre uno dei miei nuovi ombretti che vi ho mostrato di questa palettina, però lo utilizzo come illuminante. Ragazze, ve li ho fatti vedere già in altri video, e gli illuminanti, questi ombretti sono fantastici come illuminanti e hanno una saturazione veramente altissima. Utilizzo il colore che si chiama ghiaccio, che è questo colore bellissimo, molto pigmentato, appunto brillante, un ghiaccio brillante. Ne prelevo un po' e poi vado all'apice dello zigomo. Guardate qua che meraviglia, meraviglioso veramente. Concludo con questo make up con un rossetto molto naturale che riprende il colore appunto naturale delle labbra, e utilizzo ombre rose di Nabla. Ed ecco qui ragazze che il make up è concluso. Io spero che vi sia piaciuto, che possiate utilizzarlo come sempre in qualche modo, e vi mando un grosso bacio.